Questi sono 10 scherzi da non fare ai tuoi amici e iniziamo subito con degli scorpioni morti. Cosa proverà ad avere uno scorpione in bocca mentre dorme? Aspetta, io pensavo io lo mettessi sul cuscino, non in bocca. No, in bocca. Andremo in bocca, ma adesso cerco di aprirla prima. Oh mio Dio, che schifo, vecchio. No, oh mio Dio, adesso non riesco a prendere. Vabbè, porca miseria, sono... Ok. Ce l'abbiamo. Oh, cos'è? Poggialo bene. È un scorpione! No! No, non è lo scorpione. Non è lo scorpione che me l'hai messo. Me l'hai messo! No, me l'hai messo! No, me l'hai messo! Ragazzi, si uccidono quei due. Schifo! Che schifo! Vai, il filo! Dove è schifo? Mi hai messo uno scorpione! No, aspetta, cioè, almeno non ti ho messo quello con un giglione. Riprendi, guardare. Primo scherzo andato perfettamente, ma era il momento di passare al secondo, ma lo facciamo tra un pochino perché sennò si accorgerebbero subito che mi sto facendo degli scherzi. 5 minutes later. Ragazzi, è besta di là che sta editando, è tipo le 10-11 di sera e mi ha chiesto una tazza di latte, visto che io sono qua a fare niente e la devo preparare. Noi ovviamente gliela prepareremo con il latte. No. Direi quindi... Sì, giusto qualcosina, non la dico. No, non di grave, non di grave. Allora, primo ingrediente, latte ovviamente. Siamo al secondo ingrediente, ragazzi, che è altro latte. Buon latte. E poi passiamo al terzo ingrediente, ragazzi, che è ancora altro latte. Quindi io spero che non mi senta, ma anche se mi sente sto mettendo del latte nella tazza, quindi buon latte, ma ovviamente il latte freddo non piace, lo scaldiamo anche un secondino. Giustamente. Direi che un minutino è il minutaggio perfetto per questo latte. Adesso aspettiamo solamente un secondo. Fratello, è giunto il momento, tiralo fuori, il mio complice di oggi. No, aspetta, no. Si deve mettere un po' a posto. L'odore gustoso. Sei rotto da me? Vedi un po'? Giubbasso un pochino. È ancora un po' da... Un bel po'. Da sistemare. Giriamo. Tu lo faresti? No. Neanche io. Aggiungiamo un popping. Perfetto. Per me è già così. Non potrei... Buon latte con i cereali. No, prego, glielo porti tu. Ah, glielo porto io? Sì, ci mancherebbe, glielo porto io. Scusiamo, signore. Buono. È buono. Ma che cazzo c'è? Ci sono i cereali. Latte e cereali. Mi hai chiesto latte e cereali. Oddio, latte e cereali e... Latte e cereali. E Pablo Escobar. Latte e cereali. Ma che cazzo. Ma diciamo che un po' di... No! E poi anche... No! Ma se... No! E anche un po' di... No! Sale e maionese? Ma mi vuoi far vomitare! Tipo era quello, sì. Non l'hai fatto, va bene così. Ma sì, però non era così male. Cioè, era male? Vabbè, se l'avessi bevuto tutto avrei vomitato, ma dato che non ho bevuto tutto... Potevamo scrivere una recensione positiva su... Scopa. Potevamo scrivere una posizione, una recensione positiva. Adesso tu ti metti in una posizione positiva. Forza. Non penso funzioni così. Perché non funziona mai in real life? Però questo funziona, eh. No. E maionese. Sì, ma schifo, te lo bevi tu la prossima volta. Anzi, la maionese adesso la vado a mettere in testa. La paura. È uno scherzo dello scherzo, ragazzi. È uno scherzo. Raga, che schifo. Esther, cosa pensi? Che non ti abbia sentito? C'è il rider, mi sa. Vuoi tu il globo? Sì, è mio. Devi andare a prenderlo, birra. Che sogno. Cosa aspettiamo qua? Ti ha suonato la seconda volta, tu due volte.
c'hai sulle cuffie, poa. È qua, dovrebbe essere qua. E vai un attimo in strada, magari lo trovi. In strada? Non l'avete visto? Ah, non lo so, vabbè, ciao, Pua. Ciao. Bene, ragazzi, abbiamo chiuso fuori Poa. Questo è lo scherzo più vecchio del mondo. Praticamente gli è arrivato il globo che hai ordinato, in realtà non è arrivato. E dove va a finire il Poa? Nunca vuoi guardare fuori, ma è ancora qua. Oh, ma non c'è. Lo so che non c'è, pirla. Avete detto che c'è? Vabbè, apritemi. Sì, arriviamo. Non so che funzioni così uno scherzo, cioè non dovremmo lasciarlo lì. Ma infatti, cioè, qualcuno sa ad aprirli, raga? No, no, no. Ma non c'è bisogno. Sono entrato nel divano per sbaglio. Oh, mi sono seduto sulla sua sedia e non li aprirò più. Oh. Chi è? No, aspetta. Vado a vedere un attimo. Magari sono i testimoni di Geova, eh. Aspettate un attimo, scusatemi. Sì, chi è? Aprite? Come, scusi? No, non voglio niente, grazie. Non sono nessuno. Ah, non è nessuno? Allora che cosa bussa alla porta? Mi scusi, se ne vada, grazie. Ragazzi, mi sa che non ha capito che rimane fuori. Per tutta la notte. Fino alle 2 di notte, così. Ancora. Ah, no. Non c'è nessuno! No, ma non era lì a destra. Ma era prima a destra. Via, ma stanno dove? Ma vai in fondo alla via, secondo me lo trovi. Dovrebbe chiamare. Oh, prima o poi, se vai in fondo alla via, lo trovi. Fidati, tu continua ad andare avanti. Vai avanti. Tu 5 km. Sai via. Che sta via non la trova. Dai, fallo. Sta via non la trova. Fino all'altro giorno c'era qua. Allora, hai aperto almeno il cancello? No. Ma facciamo una cosa. Hai sulla giacca? Sì. Fa tanto freddo? Bel po', sì. Ok, buonanotte. Ma allora. Ma sento io il freddo qua. Ciao, Boa, ciao. 5 minutes later. Puoi rientrare, piccolo angelo. Ma adesso mi spieghi perché mi hai portato, cioè mi hai portato fuori, mi hai chiuso fuori. Vabbè, ma speravo facesse ridere in realtà. Facesse ridere? Ma secondo te mi fa ridere? Il fatto che fa 2 gradi fanno. No, adesso no, tu allora. Da tutto il giorno che mi stai facendo gli scherzi. Io? Da tutto il giorno. E loro due cosa hanno fatto, scusa? Anche loro infatti, anche loro. Teo, fallo. Si è svegliato. Io non ho capito perché io mi faccio gli scherzi. Aspettate, voglio questo combattimento con una musica epica. E ora spade laser. Direi che è venuto abbastanza figo. Ragazzi, siamo arrivati all'ultimo scherzo di oggi e forse è quello più infame, ma adesso vi spiego meglio. Devo mettere che questo forse è lo scherzo più infame di sempre, ma questa roba in questo momento, hai capito cosa voglio? No. Io non ho capito, spero di non aver capito. Zio, sei fuori di testa. Al massimo devi dare 200 minimo euro di scarpe. No, ma tu esageri sempre, zio. No. Best. In un secondo. Best, non guardare. Mi piacciono le Jordan. No. Porca boia. No, sono distrutte, fra. Che è successo, raga? Cosa stai facendo? Mi vuole dare fuoco alle scarpe. Per quale motivo tu hai voluto dare fuoco alle scarpe di Best? Perché mi sembrava divertente, ma Best non si è divertito. Best, ti sei divertito? Bella domanda, Best. Perché potrebbe essere bruciata. Ma che poi sei bruciata, oh? Bruciata, ho detto. Che poi sei bruciata? Lo dico. Beh, lascia stare il disordine. Non ho fatto niente. Perché? Cosa? Perché l'hai lavata che prima era fiera di merda? Vabbè, mi faceva un po' schifo da prendere in mano. Ma avevo un valore affettivo. Ragazzi, io direi che gli scherzi a questi qua sono difficili da fare. Ci vediamo a bloccao.